Benvenuti, ben ritrovati, una nuova puntata di Res Publica Sicilia chiama Europa, incentrata soprattutto sulle questioni che proprio nella giornata di ieri ci hanno gettato un po' nello sconforto in questo lato della provincia di Trapani. Mi riferisco alla esondazione non solo del fiume Verderame, del torrente Verderame, che ha purtroppo allagato quasi per intera la frazione di Salina Grande nel comune di Misiliscemi, ha davvero distrutto abitazioni, attività, famiglie intere. Abbiamo fatto diversi servizi certamente, abbiamo fatto pure una trasmissione De Politicum in diretta giovedì sera, dove abbiamo provato a caldo, diciamo così, a resocontare quello che era successo questa giornata che non è ancora finita, perché l'operazione di soccorso da un certo punto di vista e di polizia proseguono anche adesso, sono proseguite in corso di tutta la giornata. Beh, è emerso però in mezzo alle tante accuse e dovute alla rabbia per quello che è successo, è emerso un dato, no? Quello che vedrebbe in un certo senso anche fra gli altri colpevole da un certo punto di vista il WWF, che come sapete proprio lì a Nubia gestisce la RNO, la riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. Il WWF è tra i capri espiatori principali di quello che è successo, poi ci sono ovviamente le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, la politica in generale, il demanio, tutta una serie di rimpalli e di colpevoli presunti che sono stati individuati per quello che è successo. Come è successo già appunto con la trasmissione di giovedì, il sindaco, il commissario di Trapani, il commissario di Misiliscemi, il dottor Burgio ci hanno messo la faccia e non solo, ce la mette anche la direttrice della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, Silvana Piacentino. La telecamera là, non guardi il monitor, la telecamera. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Direttore, io ringrazio lei per darmi questa possibilità di chiarire una serie di equivoci e di parlare alla gente che in questo momento vive una condizione davvero difficile. E voglio dire che sono molto chiaramente dispiaciuta per i danni che le persone hanno avuto. E a loro va tutta la mia solidarietà per quello che può servire in questo momento. Beh, una giornata certamente che non si potrà dimenticare, non è la prima volta che succede, come ieri però davvero, insomma, le testimonianze lo dicono chiaramente, non era mai successo. Andiamo subito alle questioni calde, no? Avrà visto, ha sentito, ha visto, non so se ha seguito anche la nostra trasmissione, come WWF siete tra i principali accusati assieme alla parte politica. È colpa del WWF perché non fa pulire il torrente, è colpa del WWF perché protegge la fauna, la flora e si dimentica delle persone, è colpa del WWF perché siete praticamente un ente di distruzione, non di protezione. Allora, esordisco dicendole che oltre ad essere in questo momento la responsabile della riserva, io conosco molto bene questo territorio, non solo perché lavoro all'interno della riserva da quando è stata istituita, anzi da quando è stata affidata in gestione al WWF Italia nel 96, ma perché io, ahimè, sono originaria di Nubia, che è uno dei comuni, è una delle frazioni, il comune è quello di Paceco, che ricadono all'interno dei 1000 ettari di territorio protetto. Faccio questa premessa perché conosco bene le problematiche di questo territorio, essendoci cresciuta, e perché ho memoria storica di tutti i fatti che sono accaduti dall'istituzione della riserva ad oggi. Quindi io ricordo perfettamente cos'era quel territorio prima dell'istituzione della riserva e ricordo a molti probabilmente quale sarebbe stato il futuro di quell'area se la Regione, non il WWF, ma se la Regione non avesse istituito in quegli anni, ai sensi di leggi regionali e nazionali, un'area protetta. Rispetto a non so se sono accuse o comunque alle false notizie che circolano, le dico che l'episodio di
gli allagamenti di Salina Grande sono stati soltanto gli ultimi in ordine di tempo. Gli allagamenti sono cominciati già dal 26 del mese scorso e in queste settimane io non mi sono sottratta agli incontri con i residenti. Non mi sono sottratta né ad ascoltarli, né a spiegargli quali sono le vere problematiche, né a fargli vedere la documentazione. Perché noi a chiacchiere possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma i fatti sono fatti. Certo. Riguardo a quello che le diceva, alla pulizia dei canali. Allora, per mantenere questo ecosistema protetto, quindi per mantenere quest'area umida di importanza internazionale, è necessario che all'interno dell'area venga fatta una corretta manutenzione, anzi direi venga fatta la manutenzione. Queste sono le immagini che abbiamo mostrato oggi nel telegiornale. Beh, obiettivamente, almeno questo tratto che abbiamo filmato, non dico che è intasato, ma quasi, insomma, dalla vegetazione. Sì, allora, questo vale per il torrente Verderame, ma vale anche per il canale Lenzi-Baiata, che unendosi scorrono dentro la riserva prima di arrivare a mare, ma vale per gran parte, quasi tutti, i canali di scolo delle acque meteoriche. Il WWF, che è ente gestore della riserva, non vieta la pulizia né dei torrenti né dei canali di scolo delle acque. Sfatiamo questo mito. Il WWF non lo vieta. È necessario mantenere questi sistemi di scorrimento delle acque efficienti, perché nel caso di allagamenti, come appunto quelli delle ultime settimane, purtroppo si verificano o danni di piccola entità o danni di grandissima entità come quelli di queste settimane. Il WWF non ha negato pareri per la pulizia dei canali, il WWF o per l'asportazione dei canneti. Il WWF chiede che venga fatto, ma non da oggi, lo chiede da anni, scrivendolo. A modo di documentare quello che sta dicendo? Certamente, certamente. Io qui mi sono portata delle note, perché allora è fondamentale spiegare a chi ci ascolta che per mantenere in perfetta efficienza questo sistema occorre mantenere in equilibrio l'aspetto della gestione naturale dei luoghi con le necessità ovviamente dei centri urbani. La riserva delle Saline è estesa 1000 ettari e interessa ben 3 comuni, quindi rientra all'interno del perimetro della riserva una parte del territorio di Trapani, una parte del territorio di Nubia e di Salina Grande. Quindi Paceco, Misidiscemi e Trapani, esatto, i 3 comuni sono. Esatto, grazie. E quindi confina con un territorio urbanizzato, per cui è fondamentale mantenere un equilibrio. C'è una zona A di riserva, che è la zona dove ci sono le saline, e una zona B di riserva, che non è fuori dalla riserva, che la preriserva non è qualcosa di esterno che viene prima della riserva, ma è una parte della riserva che ha un altro valore naturalistico rispetto alla zona A dove c'è acqua, l'acqua delle saline. Quindi per mantenere in efficienza e in equilibrio questo sistema occorre fare una manutenzione del territorio, anzi occorre il buon governo del territorio. Ecco perché l'ente gestore della riserva chiaramente scrive agli enti competenti, non mi potevo portare tutti i vari registri di protocollo, tutte le varie note, ma mi sono portata alcune note. Le ultime sono quelle del 2022, poi ci sono quelle del 2019, quelle del 2021, dove l'ente gestore della riserva chiede sempre agli enti preposti, che sono i comuni, a seconda di ciò che si deve fare, okay, che possono essere i comuni, il genio civile, quindi a seconda del tipo di esigenza, a seconda del tipo di situazione su cui si deve intervenire. Ovviamente l'ente gestore scrive per chiedere che vengano pulite le canalette di scolo lungo l'SP21, che vengano smaltite nei tempi congrui i rifiuti, che venga pulita la pista ciclabile, che vengano fatti gli interventi di manutenzione lungo i bordi stradali, che vengano fatti gli interventi di manutenzione delle valvole
dei torrenti che attraversano la riserva, così come degli alvei. Tutto questo è fondamentale sia per un discorso di prevenzione incendi che di rischio idrogeologico. Vede, noi in pochi mesi, in poche settimane, mi viene da dire, siamo passati da un rischio all'altro. Nei primi di settembre ci sono stati una serie di incendi che hanno interessato in particolare il territorio di Nubia, la zona B di riserva, e subito dopo siamo passati agli allagamenti. È vero. Allora, è innegabile che oggi ci sono dei problemi, ma sono dei problemi atavici, sono dei problemi che ci portiamo dietro da tempo. Allora, mi scusi, prima che continuiamo, lei dice giustamente, ha portato pure le carte, noi abbiamo chiesto agli organi competenti di provvedere alla pulizia, alla rimozione e quant'altro. E le risposte quali sono state? Allora, in alcuni casi si è attivata una collaborazione, per cui si è giunti anche a fare immediatamente degli interventi di manutenzione. In altri casi non si sono ricevute risposte, ci sono stati silenzi, in altri casi si sono fatti interventi. Mi sa dire da parte di chi, quale ente in questo caso? In merito a che cosa? Allora. Non è un interrogatorio, è una chiacchierata, no. Però capisce allora, diretti, che c'è rabbia alle persone, dobbiamo provare a fare chiarezza, non dobbiamo trovare nessun colpevole, eventualmente non spetta certamente a me trovarlo, allora, però vediamo di fare chiarezza. Esatto, chiariamo in questa fase che noi non siamo qui per attribuire delle colpe, perché non è, come dire, non spetta né a me né tantomeno a lei. Vogliamo un attimo capire quali sono le criticità del territorio per trovare soluzioni e risolverle. Quello che noi dobbiamo fare oggi è dare risposte ai produttori di sale, alla gente che ha avuto danni nelle case, a gente che si è vista veramente in una grave situazione di pericolo. Dobbiamo capire quali sono i problemi per affrontarli, anche perché questi sono anche gli effetti dei cambiamenti climatici, e se questo è avvenuto per tutta una serie di concause che, se vuole, dopo ne parliamo, le dico cosa penso a tal proposito. Allora, fino a stamattina la strada provinciale 21 nel tratto di fronte Euronix era ancora allagata. L'ente gestore della riserva chiede sempre, in questo caso l'ente preposto e l'amministrazione comunale di Trapani, di pulire quell'area. Parallela alla strada provinciale 21 c'è una canaletta cementificata, peraltro, dove cresce un folto canneto. Quella è una canaletta che va pulita. Quel canneto, il comune di Paceco, il comune di Trapani in passato ha fatto degli interventi di taglio della vegetazione. Quella canaletta va completamente pulita, perché al di là del folto canneto che vi cresce dentro, sotto c'è uno strato di terra. Ovviamente, oltre alla terra e alla vegetazione, però ci sono anche rifiuti, perché un altro problema che sembra di poco conto, invece non lo è, sono... Da quanto tempo viene? L'ultima volta che lei si ricordi che è stata fatta la pulizia? Di questa canaletta non mi ricordo la pulizia della canaletta. Il taglio della vegetazione è stato fatto, il taglio della vegetazione l'anno scorso, e l'amministrazione comunale mi ha anche scritto che avrebbe messo, diciamo, in cantiere la pulizia di questo canale, così come c'è anche un'intervista fatta proprio qui da Telesud all'assessore di competenza rispetto all'attuazione di un protocollo d'intesa per delle buone pratiche di gestione del territorio. Con il comune di Paceco, allora, anche lì, sia in virtù degli incendi, sia in virtù dello scorrimento delle acque, l'ente gestore chiede, durante il corso degli anni, almeno in primavera e in autunno, l'effettuazione di questi interventi, perché è fondamentale pulire anche i bordi stradali oltre che i canali di scolo. I bordi stradali più che altro è una questione legata alla prevenzione incendi. Questi interventi in alcuni casi vengono fatti, in altri casi non vengono fatti. Per quanto riguarda il comune di Paceco, il comune quest'anno aveva pulito, per esempio, prima delle piogge, un tratto di canale in zona A di riserva a Salinella. Quindi un tratto di canale dentro la riserva in zona A era stato pulito dal comune di Paceco. E quello è l'esempio
di come le acque scorrevano. Mi deve perdonare, Regia, mi rimetti le immagini del tratto con il canneto del verde rame? Perché quello che ci hanno dichiarato stamattina a Nicola Gugliaro e a Loredana Gugliaro, che erano lì a fare servizio, mi ha lasciato perplesso. La domanda dei colleghi è stata sulla dama, perché è solo così, diciamo, c'è un piccolo tratto lasciato libero e tutto il resto è... Qualcuno ha risposto, so chi, ma magari in questo momento non lo dico, abbiamo pulito ciò che è di nostra competenza. Quello non è di nostra competenza, non ce ne siamo occupati. Allora, gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, in questo caso dell'Enzi Baiata e del torrente Verderame, vengono fatti dal Genio Civile. Quindi quando il Genio Civile ha presentato dei progetti per la pulizia degli alvei, sono sempre stati approvati. Quindi, allora, quando le autorità a ciò preposte hanno presentato all'ente gestore dei progetti per la pulizia e la manutenzione, sono stati autorizzati. Quello da chi? Dall'ente gestore della riserva. Okay. Quello che però, direttore, io oggi le devo dire, che la riserva quest'anno, così come l'anno scorso, non ha dato dinieghi alla pulizia. Non ha dato dinieghi. Perché non sono arrivate le richieste di... Quindi lei sta dicendo che quest'anno e l'anno scorso nessuno degli enti, in questo caso parliamo del Genio Civile, sì. Il Genio Civile non ha presentato istanza per pulire... Per pulire né il torrente Verderame né il Enzi Baiata. Una cosa gravissima quella che sta... Ma guardi... No, mi rendo conto che lei ha la consapevolezza... Allora, ascolti, gli interventi per esempio sull'Enzi Baiata... Sono stati fatti qualche anno fa, se non ricordo male, nel 2019, sono stati fatti come interventi in somma urgenza, come manutenzione straordinaria da parte del Genio Civile. Gli interventi riguardo ai tre torrenti vengono fatti, probabilmente ciò che si dovrebbe fare è fare una manutenzione ordinaria. Cioè, anziché ricorrere allo stato d'emergenza come in questi giorni, che è ovviamente l'ultima cosa, ciò che si dovrebbe fare è la manutenzione ordinaria, quindi gli enti preposti dovrebbero fare nel territorio dentro la riserva così come fuori la manutenzione ordinaria. Quindi questo significa la pulizia dei bordi stradali, fare tutto ciò che è necessario per la prevenzione incendi, togliere il canneto, togliere la vegetazione che può comportare un rischio nel caso di incendi, ma anche per lo scorrimento delle acque, toglierli. Cioè l'ente gestore non ha dato diniego perché non sono arrivate richieste, mentre l'ente gestore della riserva ha inviato note chiedendo una manutenzione del territorio. Perché, ripeto e ci tengo a sottolinearlo, l'ente gestore della riserva è chiamato a gestire un territorio applicando delle norme. Noi abbiamo, in qualità di ente gestore della riserva, applichiamo un regolamento nella gestione, la zona A e la zona B di riserva, che è una legge della Regione Sicilia. Quindi diciamo, la gestione da questo punto di vista non è così complicata all'interno dell'area protetta. Ma noi, secondo me, dovremmo fare anche un discorso che esula dai 1.000 ettari di area protetta, dovremmo parlare anche del contesto in cui sorgono le saline di Trapani. Per mantenere il contesto naturale, questo qui lo voglio dire a chiare lettere, bisogna preservare le saline. Quindi bisogna aiutare i salicoltori, trovare anche delle forme di sostegno. Ma vi immaginate che cosa significa per questa gente che ha avuto grossi danni, non solo alla salina in sé, ma anche alla produzione? I salinari attraversano, ma non da ora, ma già da tempo, davvero una situazione complicata. Eppure, in termini ovviamente di mantenimento, di gestione del prodotto sale, noi dovremmo tutti imparare a rispettare di più questo pezzo di territorio, la natura in generale, ma questo pezzo di territorio di cui dovremmo essere orgogliosi. Cioè, noi siamo diventati un'area umida di importanza internazionale, quindi la comunità internazionale ci riconosce
l'importanza di questo territorio e stiamo qui a parlare di che cosa? La riserva naturale è un luogo che deve dare, che deve portare benessere. Stiamo quindi parlando di come tutelare certamente un'oasi di tutto rispetto come la riserva, ma di evitare quello che è successo. Certo, certo, questo le sto dicendo, ma questo io l'ho premesso. Noi non possiamo tutelare la salicoltura, che è necessaria al mantenimento di questo sistema, e quindi non possiamo tutelare habitat e specie se non tuteliamo tutto nell'insieme, perché all'interno della riserva ci sono abitazioni, ci sono realtà produttive, ma per tutelare tutto questo dobbiamo fare un ragionamento non solo sui 1.000 ettari, ma su tutto ciò che è attorno, perché direttore, lei ovviamente sa quanto me che il torrente Verde Rame non è esondato dentro la riserva, certo, a causa del canneto. Il torrente Verde Rame è esondato fuori dalla riserva. Il torrente Verde Rame, per quello che mi è sembrato di capire, ma tutto questo verrà accertato, si è originata una situazione in cui c'è stato un apporto idrico notevole, e noi non ce la ricordiamo una cosa di questo tipo. Io ho fatto una premessa, io lavoro lì da quando è stata istituita la riserva, oltre ad essere del posto. Salina Grande è stata sempre soggetta ad allagamenti e 10 anni fa ce ne fu uno importante. Ma qui parliamo dell'acqua che è tracimata, cioè una quantità di acqua enorme che è tracimata dagli argini. Gli argini in quel tratto sono adeguati? Ci sono le pompe di sollevamento delle acque che sono state realizzate fortunatamente alcuni anni fa, hanno funzionato, funzionavano correttamente? Io questo non lo so. Certo, sicuramente io mi sento di fare un discorso generale e dire che l'acqua si riprende i suoi spazi. L'acqua ha bisogno di spazio e l'acqua, quando trova degli ostacoli, li salta e acquisisce maggiore forza. L'acqua lì ha trovato degli ostacoli. Può essere, può darsi. L'architetto Foderà ieri ne ha menzionato uno, per esempio, che sarebbero i muri, diciamo così, o meglio, il dorso di un pezzo del tratto ferroviario che avrebbe fatto da muro, e quindi l'acqua, sbattendo lì, non è riuscita a defluire, perché questo è il foro intasato, è comunque piccolo, si è riversata con impeto proprio sulla strada principale e poi insomma dentro Salina Grande. Uno dei possibili motivi. Guardi, non lo so, io no, diciamo, dobbiamo lasciare poi in maniera seria spazio ai tecnici seri, con le competenze, che dovranno effettivamente capire cos'è che non funziona, perché noi dobbiamo trovare soluzioni, noi dobbiamo mettere in sicurezza questo territorio, dobbiamo mettere in sicurezza questo territorio fatto di persone, perché oggi c'è un'emergenza dove conteremo i danni alle cose. Fortunatamente non si sono verificate altre situazioni, e allora questo deve servire per capire, uno, che va fatta una corretta manutenzione del territorio, ordinaria. La manutenzione che spetta al WWF è quale? Diciamolo chiaramente. Allora, il WWF gestisce l'area da un punto di vista naturalistico. Quindi non si occupa di fare... Il WWF, non perché lo ha deciso il WWF, ma perché sono le norme che lo stabiliscono. Togliere i rifiuti, pulire i canneti, tutte queste cose non spettano all'ente gestore della riserva. Lei non ha dato dinieghi per farlo? Non ho mai dato dinieghi, ma neanche i miei predecessori. Ok. Ripeto, io le ho premesso sono una persona che conosce il territorio. Non mi piace ripetere le cose. Sono una persona che conosce il territorio perché sono del posto. Io sono nata e cresciuta in Nubia, quindi conosco bene le dinamiche di questi territori. E conosco anche la storia della riserva, quindi io so perfettamente cos'erano questi territori prima dell'istituzione della riserva. E forse dovremmo anche dire che grazie all'istituzione della riserva si è fermata la totale distruzione di queste aree, perché non dobbiamo dimenticare che il destino di queste aree era la cementificazione. Parliamone della cementificazione, parliamone, perché prego. È chiaro che nel momento in cui noi continuiamo a impermeabilizzare, ovviamente creiamo danni su danni. Allora,
Io credo che bisogna ragionare su una serie di concause, se vogliamo fare un discorso serio. Siamo qua. Il fatto che, e io la ringrazio di darmi questa possibilità, il fatto che non dobbiamo pensare che i cambiamenti climatici siano cose che non ci interessano, accadono altrove. Il cambiamento climatico avviene a livello globale e quello che noi stiamo vedendo è che non piove più come prima, la pioggia non cade più come prima. Noi non eravamo abituati a questo tipo di pioggia e probabilmente questa sarà una nuova realtà. Il fatto di non essere abituati a questa modalità di eventi meteorici ci ha portato probabilmente a trascurare alcune cose, a cullarci su alcune cose. Questo non lo possiamo più fare. Non lo potremo più fare. Di contro, va anche detto che c'è stata nel corso del tempo una innegabile cementificazione. Ovviamente il cemento che cosa fa rispetto allo scorrimento dell'acqua? Fa aumentare la velocità dell'acqua. Ci sono stati torrenti che sono stati deviati, ci sono stati torrenti che sono stati irregimati e cementificati, ma l'acqua torna sempre nei soliti spazi. L'acqua quando dal monte scorre verso il mare deve arrivare al mare. E molto spesso abbiamo anche tolto le aree dove l'acqua si espandeva, quindi le aree che si allagavano, quei territori che erano delle casse di espansioni naturali, le abbiamo tolte. Il fatto di avere, il fatto di aver costruito in regola con le autorizzazioni. La natura purtroppo non conosce le nostre regole o le nostre leggi, ma la natura L'allocazione conosce del le proprie centrocara, per regole. esempio, l'allocazione del centrocara, la sede dove è stato costruito, tutto in regola, tutte le autorizzazioni, potrebbe essere un problema. Quella era un'area dove Allora, voi premesso. che siete della zona mi dite che insomma era demandata, Allora, quella deputata. è un'area. Qui ci sono, io così ho portato delle cartine, ma si possono vedere sul geoportale regionale, delle cartine che fanno vedere come quell'area, parliamo dell'area dentro la riserva, cioè anzi no, mi correggo, parliamo dell'area già a monte della riserva, è un'area a rischio esondazione. E quell'area è un'area a rischio idrogeologico. Quindi parliamo di aree, quindi probabilmente quelle erano le naturali casse di espansione dell'acqua. Quindi probabilmente cosa è successo? È arrivata questa grossa quantità d'acqua, in quell'area è venuta fuori dagli argini, ma probabilmente anche se le pompe fossero state perfettamente efficienti, ammesso che non lo siano state, probabilmente sarebbe successo uguale. L'ostacolo, certo, questo di cui parlava l'architetto Foderà, probabilmente ha inciso anche questo, perché l'acqua poi deve trovare sfogo, spazi dove andare. E ovviamente poi si è riversata nella parte dentro la riserva, ma l'esondazione, ripeto, non è avvenuta dentro la riserva perché c'era il canneto, anche perché c'è un detto che dice: calati iunque ca passa la china. Quando passa l'acqua, il canneto si abbassa. La natura ha ritmi perfetti. Forse siamo noi che li abbiamo alterati. Allora, interroghiamoci magari su questo se vogliamo oggi realmente affrontare con serietà questo problema. Vediamo che cosa succede anche a monte del torrente Verderame o dell'Enzibaiata, a monte. Andiamo a vedere qual è il bacino idrografico, andiamo a vedere anche perché i canneti crescono in maniera così folta. È normale che crescano i canneti in questo ambiente. Però per chi è della zona, per chi ha memoria storica dei luoghi e per chi conosce un poco come funzionano i sistemi ambientali, i canneti sono ancora più folti quando vengono alimentati da nutrienti. Scarichi. Quindi Allora, dobbiamo. Ripeto, ognuno con le proprie competenze, ognuno mettendo a disposizione il proprio know-how, capire quali sono le criticità, ma non solo dentro la riserva, sì, infatti tra un ma poco parliamo di Porto di Trapani, per esempio. nel territorio. Perché, ripeto, il problema cala chiunque passa la china, il canneto si piega.
Chiaramente, se poi all'interno del canneto ci sono rifiuti, se vengono abbandonati Eternit, rifiuti cartongesso o anche il semplice sacchetto, piastrelle, lavatrici, ovviamente tutto questo contribuisce a creare un ostacolo all'acqua. Non solo ostruisce i canali di scolo, ma ovviamente anche lì certo. Il canneto non si piega più, perché ovviamente i rifiuti poi fanno da tappo. Quindi avranno capito? Io non lo so se avranno capito, lo spero. Per troppo tempo io ho sentito illazioni, false storie e ricerca di capri espiatori. Io invece invito tutti quanti ad affrontare questo problema del territorio, che non è Nubia, Salina Grande, Trapani, cioè è un problema di un territorio un po' più vasto, di fare di affrontare seriamente questo problema. Io già in questi giorni ho scritto delle note per chiedere. Anche lei con le sue note fa spaventare gli altri enti, perché mi raccontano di botte di 40 pagine per... È vero, quindi è vero. Allunga i tempi. È vero. No, io non allungo i tempi. Allora, scrive papelli di 40 pagine che poi fa perdere tempo. Caratterialmente sono una persona propositiva, quindi rispetto ad un problema... caratterialmente non me lo lascio scivolare addosso, ma mi ci butto dentro per cercare di capire qual è il problema e di trovare soluzioni. Quindi nelle note io do sempre uno spunto di riflessione, ma anche delle alternative, delle proposte e delle soluzioni. Ed è per questo che non sarebbe facile, e vivrei meglio e avrei più tempo se scrivessi 5 righe. Io invece argomento. Non è che è un modo per fare un poco di ostruzionismo, come qualcuno ogni tanto mi dice, non è che lo fa per fare ostruzionismo? Allora, per esempio sulle questioni che riguardano l'area in comune tra riserva e autorità portuali, il comune di Trapani. Grazie per questa domanda. Non ci siamo messi d'accordo. Queste allora, sono le tematiche. Dico, poi giustamente lei mi diceva all'inizio, grazie per avermi invitata, perché da 26 anni è la prima volta che ho la possibilità di parlare. Visto come funzionano le cose. L'ente gestore della riserva è chiamato ad esprimersi nell'ambito di alcune procedure ambientali ed è chiamato ad esprimersi a seconda del tipo di intervento che si intende realizzare o dal Ministero dell'Ambiente o dalla Regione o dai Comuni. Perché chiaramente all'interno e anche più vasto del perimetro della riserva c'è il sito della Rete Natura 2000, la ZSC e ZPS, cioè queste sono delle aree tutelate a livello comunitario, mentre la riserva ha un vincolo regionale e l'area Ramsar è un vincolo di carattere, discende da una convenzione di carattere internazionale, le aree della rete Natura 2000 afferiscono invece al pilastro della conservazione della biodiversità a livello comunitario e ovviamente gli stati membri hanno l'obbligo di tutelare queste aree. L'obbligo vuol dire che la non tutela di queste aree porta a delle procedure di infrazione e attualmente nel paese Italia c'è una procedura di infrazione che non si sa come si concluderà. La procedura di infrazione perché? Perché per la non corretta gestione dei siti della rete Natura 2000 per l'applicazione della valutazione di incidenza, che è uno strumento preventivo. Dobbiamo dire alla gente che procedura di infrazione significano sostanzialmente delle multe che vengono fatte in questo caso allo Stato e quindi poi alla Regione e le pagano i cittadini. Ora l'ente gestore della riserva, come dicevo, è chiamato ad esprimersi nell'ambito di queste procedure. Per cui non importa ciò che pensa io o questa... cioè, Quello che parla è la documentazione e non è ostruzionismo. Se nell'ambito di una procedura di valutazione di incidenza dove vi sono 111 allegati, mi riferisco al porto,
Sì, avevo capito. A uno degli interventi del porto. Io credo che sia corretto, doveroso e serio non liquidare un parere in cui si chiedono dei chiarimenti con una paginetta, neanche 10 righe una paginetta. Le 70 pagine hanno le 70 pagine sono costruttive, vengono rilevate delle criticità per cercare di superare il problema, e il problema si può superare perché lo prevede la stessa procedura, che prevede tre fasi, e in una di queste fasi, oltre alla valutazione appropriata, ci sono le compensazioni. Per cui i problemi, se lo si vuole, si possono affrontare sedendoci attorno a un tavolo senza preconcetti, ma da parte di tutti. C'è stato un incontro, o meglio, ce ne sono stati diversi incontri negli ultimi mesi, un tavolo tecnico, poi è dovuto intervenire pure la prefettura, no? L'autorità portuale, il Comune di Trapani, altri enti, il Demanio, e il WWF per due volte non si è presentato. Perché? Allora, mi permetta di dire che, non sempre l'informazione che è passata è stata un'informazione completa. Perché anch'io ho letto delle cose molto discutibili, ho letto cose del tipo appunto che non mi ero presentata o che non avevo risposto al telefono. Questo denota che chi scrive o chi parla non conosce la sottoscritta. Oppure perché che altri nella loro veste ufficiale fanno queste dichiarazioni, oppure si cercano scapri che so a che cosa si riferisce, oppure e lei capisce che evidentemente qualcuno, ma certo, col vestito ufficiale, ma del suo, ma io, ruolo, allora chi mi conosce sa che così come il 27, così all'indomani dell'alluvione, io ero in ufficio a ricevere le persone, ad ascoltarle dopo gli allagamenti di Salinella. Così come mi conosce sa che io ricevo tutti, ascolto tutti, incontro tutti, e alle volte poi mi tocca di lavorare anche in orari strani, dai soliti orari di uffici, perché prima parlo con la gente e li ascolto. Io vado alle riunioni, la prefettura, non è che la prefettura interviene, noi tutti ci rivolgiamo alla prefettura per fare dei tavoli dove ci sediamo attorno e ognuno può dire la propria per trovare un equilibrio. La riserva delle saline si trova in un contesto, soprattutto a contatto della zona più urbanizzato, nella parte nord c'è cioè il porto di Trapani, dietro la salina Maria Stella c'è l'area industriale con adesso ZES, poi ci sono i vari centri abitati. Non per niente si chiama riserva naturale orientata, altrimenti si chiamerebbe integrale orientata, anche perché all'interno di questo territorio c'è un'attività produttiva. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra quello che ci viene imposto dalle norme, cioè la tutela di habitat e specie, con l'esigenza di sviluppo esempio, del territorio. Non ci sono preconcetti, bisogna trovare punti di incontro. Per esempio le luci spente, no? Per salvaguardare l'avifauna, ma non c'è una soluzione, non so, tecnologicamente avanzata che possa salvare capra e cavoli, diciamo così. Ma perché la riserva ha dato un parere negativo? Ma così si dice. Ma si che dicono è per colpa tante vostra cose. Che non ci sono le luci. Allora, all'uscita dell'aeroporto è colpa del WWF. Si dicono, sulla via Libica è colpa del WWF, ha ragione, si dicono queste cose, ha ragione, e io le sento da troppi anni. Allora, rinnovo l'invito a chi... Mi piace che alla domanda ti ho detto con l'occhietto, tipo perché le risulta che siamo noi. Rinnovo l'invito alla gente a venirmi a trovare e io parlerò con chi vorrà ulteriori delucidazioni e magari si vorrà indignare insieme a me. Che sono una cittadina del posto, non vengo da altri luoghi, quindi io qui ci vivo. Allora, la riserva ha degli obiettivi di conservazione. Gli obiettivi di conservazione non sono dati dal WWF, ma c'è un piano, che è un piano di gestione della rete Natura 2000, cioè quindi della rete di conservazione dell'Unione Europea, che pone degli obiettivi.
Quindi noi, per quanto riguarda la cioè insieme, sia per quanto riguarda Rete Natura 2000 che ricade all'interno del territorio della riserva, sia per quanto riguarda la regione, non ci inventiamo, ma applichiamo quelle che sono norme fatte da altri e non neanche approvate da noi. Ok? Quindi A tra volte le anche subendola, diciamo così. A volte anche subendole. E io sono la prima a dire che oggi, rispetto anche all'evoluzione del territorio, ci sono delle cose che vanno affrontate. Proprio perché c'è l'esigenza del porto, proprio perché c'è l'esigenza della ZES, ma c'è anche un'esigenza di tutela. E l'esigenza di tutela, rispetto, per esempio, al Mulino Maria Stella. Allora, le rispondo con una conversazione che ho avuto, a settembre. A settembre c'è stato a Trapani, alla Libera Università di Trapani, un congresso internazionale sulla tutela della biodiversità. E si è fatto proprio a Trapani, proprio perché la comunità scientifica riconosce a questo territorio una grande importanza. In quell'occasione i lavori sono stati aperti da uno degli ex ministri dell'ambiente, Edo Ronchi. Io ho avuto il piacere di accompagnare Edo Ronchi a visitare la riserva. E quando siamo arrivati al Maria Stella, non l'avessi neanche fatto apposta, tutte le vasche attorno alla strada erano piene di fenicotteri. Tutti gli uccelli che voi vedete normalmente in periodo di migrazione, quindi da fine agosto in poi fino a gennaio, non tutti, gran parte, sono fenicotteri rosa che sostano lungo le vasche e lì si alimentano. Quindi loro sono in periodo di migrazione, significa che sono qui perché stanno mangiando, quindi si riposano per riprendere il viaggio migratorio che li porterà ad attraversare il Mediterraneo e raggiungere poi l'Africa. E lì ci sono i fenicotteri adulti rosa, quelli bianchi, quelli marroni che sono i nati di quest'anno. E il dottore Edo Ronchi, vedendo la strada, mi ha detto: ma questo è un posto bellissimo, tra l'altro la gente lì passeggiava e tra l'altro, come capita spesso durante il periodo tra luglio e settembre, si verificano anche delle scene rispetto al transito lungo l'SP21 pericolose, cioè la gente si ferma lungo la SP21, la gente attraversa dove ci sono le strisce pedonali, cioè si creano effettivamente dei problemi perché la gente va a vedere la raccolta del sale, va anche ad osservare i fenicotteri rosa. E il dottore Ronchi mi ha detto: ma come mai l'ente gestore della riserva non ha previsto che questo tratto di strada dentro la zona A di riserva non diventi un luogo dove la gente può venire ad ammirare i fenicotteri rosa? Allora, ci sono delle scelte che bisogna fare insieme con tutti gli attori di questo territorio. Il problema delle luci, ripeto, sull'SP21, ma c'è forse stato un progetto? Non mi risulta. C'è forse stato un diniego? Non mi risulta. C'è un problema di inquinamento luminoso? Sì. Un problema di inquinamento luminoso perché questo è già riportato nel piano di gestione del sito della Rete Natura 2000. Si può risolvere? Sì. Ma la riserva delle Segni di Trapani e Paceco non è l'unico posto, l'unica area protetta a contatto con centri abitati. Quindi chi l'ha detto che non si può risolvere questo problema delle Semplicemente luci? quindi non arrivano progetti, Ma non ci sono proposte. Ma non sono arrivati progetti, non sono arrivati progetti, ma io le dirò di più, cioè io rilancio anche perché su queste cose ho già scritto. Perché non pensare di spostare la strada, il tracciato della strada nel tratto della zona A, solo nel tratto della zona A di Sì. riserva, o comunque queste sono scelte tecniche che altri faranno valutandole e verificandole, Circumnavigare, diciamo così. facendo un bypass e far diventare quella un'area dove la gente va a passeggiare. Quando la gente dice non possiamo entrare all'interno della riserva naturale, ma non è così, l'ente gestore dell'istituzione fa le visite guidate e sono visite guidate che vengono svolte tutto l'anno, gratuite, dove noi accompagniamo i visitatori a scoprire questo luogo A proposito di meraviglioso. visite guidate, se non ho capito male, c'è una progettualità in comune.
tra il Comune di Trapani e l'autorità portuale, che prevederebbe diciamo, una fruizione anche attraverso percorsi navigabili di un pezzo del WF, quindi da dietro il molo Ronciglio, diciamo così, per arrivare dentro la riserva. È lì che un po' ho capito, mi è sembrato di capire, c'è stata una frizione fra le parti, no? Allora, chiariamo anche quest'altra cosa. Alla fine mi deve ringraziare, stacco fattura dopo. Le frizioni quando si hanno dei ruoli e quando comunque si devono tutelare degli interessi diversi, ma tutti legittimi, ci possono stare. Quello che su cui non dobbiamo scivolare è sul rispetto delle parti, nel senso che l'ente gestore della riserva deve fare l'ente gestore della riserva che tutela quell'area da un punto di vista naturalistico, ecosistemi, habitat, specie. Ma Trapani è sempre stata una città legata al porto. Quindi questa storia che c'è questo attrito, allora in questo momento si discute, ci sono delle criticità, certamente, ma non sono le criticità del WWF, ma rispetto ad una serie di situazioni che non sono prese di posizioni, ma sono delle reali, come dire, criticità che sono state peraltro riprese dal Ministero dell'Ambiente. Quindi quando l'ente gestore viene chiamato dal Ministero dell'Ambiente a esprimere un parere nell'ambito di una procedura, esprime un parere che poi viene preso, come dire, viene tenuto in considerazione da parte del Ministero dell'Ambiente, ma non è un parere vincolante. E questo vale sia per le procedure in ambito comunale, sia per le procedure in ambito regionale. Il parere non è vincolante. In un caso, per esempio... Ecco perché poi fa 70 pagine, così, dice, tanto poi ci hanno a leggere e approvano quello che dico io. In un caso, per esempio, il Ministero dell'Ambiente ha ripreso tutti i vari punti, tutte le varie criticità che l'ente gestore della riserva aveva sollevato, ma non sono né preconcetti né prese di posizione. E ripeto, la gente intelligente... Un po' lo spauracchio di alcuni... enti, diciamo così, perché lo capisco quello che dice, non sono preconcetti, sono osservazioni, criticità, valutazioni, però un po' fa paura la Piacentino. Per chi non mi conosce, nel senso che io so perfettamente di avere un ruolo scomodo, mi rendo conto, ne sono consapevole. E quando io faccio una premessa, tutto quello che io dico non lo dico per caso, che sono una persona del territorio, vuol dire che io anche tante scelte le ho pagate. Ma quando decidi, o quando comunque decidi di fare un certo tipo di mestiere, e che magari fai con passione, questo è fuor di dubbio, e comunque quando ti trovi in un ruolo, sei chiamato a fare quello, e quello che io devo fare è assicurare la tutela di queste aree. Ma questo non è in contrasto con la crescita di questo territorio, con uno sviluppo, diciamo, legato a quelle che sono le peculiarità di questo territorio. Perché ricordo anche che l'area protetta è un luogo dove... basta fare un giro in alcuni punti dove c'erano segherie, dove c'erano sfascia carrozze, dove c'erano altro tipo di attività, non perché, voglio dire, queste non ci debbano essere, così come non ci deve essere l'area industriale, attenzione. Cioè, noi stiamo parlando oggi di un territorio che si trova in questo lembo di Sicilia, che non possiamo spostare, si trova lì. Anzi, abbiamo la fortuna di averlo ereditato, e continuiamo a mantenerlo grazie al lavoro dei salinari. Ora, questo scampolo di natura salvata da una serie di situazioni ha innescato sul territorio una serie di, anche un indotto economico, perché ci chiediamo cosa succede anche
alla gente che arriva a Trapani. Il turista che arriva a Trapani va sempre a visitare la riserva delle Saline, sempre fa la visita guidata, noi ne accompagniamo tantissimi, o comunque si reca lungo l'SP21, lungo la Via Verdi a Nubia o in altre aree come il Museo del Sale. Quindi l'indotto della riserva qual è? La riserva, troppo spesso ho sentito parlare di mummificazione, ma lo capiamo o meno che questi sono tutti capri espiatori. La riserva ha generato anche un nuovo tipo di economia. Certo, è chiaro che se noi pensiamo di fare un tipo di fruizione, un tipo di turismo soltanto in 30 giorni dell'anno, non abbiamo capito come funzionano le riserve naturali. In un sistema virtuoso noi dovremmo oggi capire tutti insieme quali sono le criticità che non vanno per questo territorio e implementare tutte le potenzialità di questo territorio, chiaramente compresa quella che già c'è, la risorsa che già c'è legata al turismo della riserva delle Saline. Vogliamo parlare di quanti bed and breakfast sono sorti? Vogliamo parlare di quanti utilizzano scrivere prodotto all'interno della riserva delle Saline? Vogliamo parlare, basta fare anche un giro nei siti dove si vendono gli immobili, dove troviamo scritto nello splendido scenario della riserva delle Saline, anche questo dovremmo quantificare. Io voglio la riserva deve avere un ruolo propositivo, perché ripeto, per chi mi conosce, io sono una persona che non si è mai girata dinanzi ai problemi, e io fino a stamattina parlavo con i salinari che hanno avuto danni, perché ci sono danni anche a questi sistemi. Quindi voi pensate che la riserva, che deve tutelare anche e non solo le Saline, consentirebbe la distruzione delle Saline? Ovviamente no. Quando ci rivediamo? Quando vuole. Perfetto. Per me è stato un piacere, io la ringrazio. La ringrazio anche di avermi sollecitato su alcuni temi. Io faccio un invito alla popolazione. Sapete dove si trova soprattutto mi riferisco ai residenti, sapete dove si trovano gli uffici della riserva? Tra l'altro i nostri recapiti telefonici, i nostri indirizzi si trovano sul sito web della riserva. Contattateci, io sarò ben lieta di ascoltarvi, di parlare con voi, così come io ho già chiesto alle amministrazioni di avere degli incontri, ho già scritto, visto che scrivo tanto, di poter fare un sopralluogo già con alcune amministrazioni, e anche oggi ho incontrato la Protezione Civile. Dobbiamo affrontare seriamente le criticità di questo territorio, però no, venite a raccontarmi che il problema è il Canneto, perché ripeto, nel caso specifico il fiume, il torrente Verderame è esondato fuori dalla riserva, e l'acqua ovviamente poi si è fatta strada a velocità, travolgendo tutto quello che ha incontrato. Grazie a Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani, Paceco e Misiliscemi. Ci rivediamo presto. A presto. E spero di rivedere anche voi sintonizzati su Res Publica, Sicilia chiama Europa. Arrivederci.